Bentornato, benvenuto caro osservatore del cielo. Io sono Luca e in questo canale YouTube parliamo di astronomia. Un appuntamento quotidiano quasi, dove scopriamo in pochi minuti cosa c'è di bello da guardare lassù. Oggi è mercoledì 25 marzo 2020, terzo giorno della tredicesima settimana, 85esimo giorno dell'anno, giorno giuliano modificato 58.934. Il Sole in questo periodo è nella costellazione dei Pesci ed è passato al meridiano alle 12.20, mentre tramonterà alle 18.33 dopo aver percorso il cielo per 12 ore e 26 minuti. La Luna, la nostra cara Luna, che si trova nella costellazione della Balena, è nella fase crescente e passerà al meridiano alle 13.22, illuminata solamente all'1%. Tra le ultime luci del dì, verso ovest, vediamo la bellissima Venere splendere in cielo, mentre giorno dopo giorno si avvicina a lasciare la costellazione dell'Ariete per entrare in quella del Toro. A meno di 10 gradi da lei, che equivalgono alla distanza ricoperta da un pugno chiuso a braccio teso, c'è un bellissimo ammasso aperto, di cui abbiamo già detto qualcosa in un video precedente. Sono le Pleiadi, che a prima vista sembrano la costellazione del Piccolo Carro, ma in realtà fanno parte di quella del Toro, e Venere, nelle prossime settimane, ci passerà vicina. Un'ora circa dopo il tramonto, alle 19.36 per la precisione, tramonterà anche una piccolissima falce di luna. Alle 20.12 inizierà la notte astronomica. Stanotte coglieremo l'occasione dell'assenza della Luna per parlare di una costellazione particolare, perché oltre a essere una costellazione è anche un ammasso di stelle, quasi come le Pleiadi. Si chiama Chioma di Berenice e per osservarla sono necessari cieli limpidi e poco luminosi, ma in compenso c'è da dire che è facile da trovare. Vi ricordate quando abbiamo cercato i cani da caccia usando l'orsa e il leone come riferimenti? Più o meno faremo lo stesso tragitto. Verso mezzanotte, in questo periodo dell'anno, l'orsa maggiore si trova alta in cielo in prossimità dello zenith. Come abbiamo visto nel video sulla costellazione del leone, partendo da Megrez, passando per Fecda e proseguendo lungo il nostro tragitto, arriviamo a Regolo, la stella più brillante del leone. A destra, a circa 25 gradi di distanza, più o meno una spanna a braccio teso per intenderci, c'è Denebola, la seconda stella più luminosa di questa costellazione. Unendo Denebola con Alcaid, che è la coda dell'orsa maggiore, a circa un terzo della distanza che le separa, troviamo un raggruppamento di stelle, una regione più addensata del cielo. Questo è l'ammasso aperto denominato MEL 111, detto anche ammasso della Chioma di Berenice. Un ammasso è un insieme di stelle abbastanza vicine che si muovono in gruppo. Si trovano circa alla stessa distanza da noi, a quasi 300 anni luce. È costituito da stelle di masse differenti, ma che hanno tutte la stessa età, poiché sono nate nello stesso momento. La maggior parte delle stelle della costellazione della Chioma di Berenice sono parte dell'ammasso e probabilmente è stata la forma cono delle deboli stelle che lo costituiscono a far pensare alla Chioma di Berenice. La costellazione moderna invece è basata su tre stelle, le più brillanti, che formano un angolo retto, ma nessuna delle tre appartiene all'ammasso MEL 111. All'interno di questa costellazione si trova anche un grande e famoso ammasso di galassie, detto ammasso della Chioma, e che insieme ad altri ammassi magari vedremo in un video futuro. Alle 4.27 avrà fine la notte astronomica, tre quarti d'ora prima del sorgere del sole, guardando verso sud-est a circa 15 gradi sull'orizzonte potremo rivedere il trio planetario che stiamo seguendo da alcune settimane, ma sarà diverso rispetto a come l'avevamo lasciato una settimana fa. La mattina del 18 marzo eravamo rimasti all'allineamento Luna, Marte e Giove. Il 20 mattina c'è stata la congiunzione tra Giove e Marte, che purtroppo non sono riuscito a segnalarvi per alcuni problemi di lavoro. Stamattina vediamo Marte quasi a metà strada tra Giove e Saturno. Giove è il più luminoso, seguito da Saturno, da poco nel Capricorno, mentre il più fioco dei tre è Marte. Alle 6 e 6 minuti il Sole sorgerà, mentre la nostra amica Luna lo seguirà alle 7.19. E con questo non mi rimane che salutarvi e ringraziarvi per aver visto questo video e come sempre vi auguro buonanotte e buone stelle.